In Abruzzo, dopo una stagione invernale caratterizzata da scarsi numeri a causa della poca neve, un inizio d'estate non proprio brillante con i mesi di giugno e luglio che non hanno registrato un alto afflusso turistico, il mese di agosto ha finalmente portato una ventata di positività. A tracciare un primo bilancio è Gianluca Grimi, presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo, che descrive l'estate come in chiaroscuro. Tuttavia Grimi mantiene uno sguardo ottimista verso la fine della stagione estiva, che negli ultimi anni ha mostrato un trend di crescita incoraggiante. Speriamo e crediamo in una lunga, prosperosa, attenta ed efficace coda estiva, perché così è stato negli ultimi anni e adesso ci siamo preparati per affrontarla al meglio, per cui non sarà risolutiva, ma settembre e ottobre saranno buoni mesi per il turismo abruzzese. Per quanto attiene il turismo agostano, sì, agosto ha fatto il suo dovere in termini di presenze, non tanto in termini di fatturato, ma sì in termini di presenze. Non recupereremo però le perdite di maggio, giugno e luglio, perché ad agosto più del 100% non possiamo fare, di conseguenza le perdite sono state acquisite ormai. Una delle problematiche più volte segnalata dagli operatori del settore turistico è la mancanza di una programmazione adeguata. Possiamo migliorare in termini di promozione turistica, ma prima di tutto dobbiamo migliorare in termini di governance della destinazione. Ho deciso quest'anno di fare degli esempi pratici, di entrare nel vivo. Parliamo di trasporti, per esempio. Mi metto nei panni di un turista che arriva nella stazione di riferimento della provincia di Teramo, che è la stazione di Giulianova, e questo turista si debba spostare per tutta la provincia. Ebbene, non esiste una rete interconnessa di navette tra i 7 comuni della costa. E questo è quanto. Dovrebbe già essere spiegato tutto. Si è sì il servizio di trasporto pubblico tuo, che però non può sopperire. E il turista queste cose se le aspetta. Per cui prima della promozione, costruire la destinazione. Quindi possiamo dire un'estate in chiaroscuro? Un'estate in chiaroscuro perché sì, noi siamo una destinazione vocata al turismo italiano, ancora non abbiamo grandi numeri di stranieri, essendo l'Italia un paese economicamente in crisi, abbiamo incamerato la crisi del turista italiano.